Come ha vissuto questa nottata? Cosa ha fatto? È uscito di casa? È uscito Beh, sì. oppure Beh, sì, siamo usciti. Purtroppo è stata brutta come quella dell'Aquila. Poi in piena notte, uno che dorme così non si rende nemmeno troppo conto. Dopo, quando comincia a rendere conto, che comincia a uscire la gente, comincia a dire cose, purtroppo. Io poi dopo a casa ho mia madre che non sta bene, quindi sta in novantenne. È stato un trauma perché lei si è impaurita. E portarla fuori, dove la porto a novantenne? Dove la dovevo Piano portare? abitato. È il primo piano, qui sotto al cinema Smeraldo, sto. E quindi la paura del terremoto, la paura del problema che poteva risuccedere, che non la potevo, dovevo chiamare l'autoambulanza, dovevo chiamare qualcosa, ma dove la portavo in piazza. Quindi è stato bruttissimo. Noi siamo originari come famiglia di quei posti, per cui sono anche parenti coinvolti in quei crolli, e per fortuna però Li avete tutti sono sentiti, sì. salvi, sì, sono tutti in salvo, anche se le case sono state lesionate o distrutte. Siamo usciti fuori, siamo stati fino alle 6 del mattino fuori casa e poi vabbè, non si è dormito niente questa notte. Quindi Quali sono questo. stati i pensieri? Ma i pensieri è stato tutto un rivivere quello che c'è stato all'Aquila, per quanto mi riguarda, come un ricordo che tornava, però vabbè, che bisogna fare? Non sono cose che si possono controllare alla fine, uno deve accettarle, no? No, siamo usciti fuori casa, sì, subito dopo il terremoto. Cosa hai pensato inizialmente? Abbiamo pensato subito all'Aquila, il ricordo è ancora fresco. Che piano abitate? Io al primo, fortunatamente, sì, però si è sentito lo stesso. Quando sei uscito per strada hai trovato un'altra Sì, gente? tutti quelli del palazzo erano scesi tutti sotto. Ho avuto paura, però i miei mi hanno tranquillizzato, alla fine stavamo tutti a casa, quindi sono rimasta dentro. Che piano abitate? Secondo. Avevi già vissuto la situazione? L'Aquila, però questo mi è sembrato più forte, non so, forse l'altra volta ero più piccola, quindi l'ho sentito un po' meno. Quando avete sentito la scossa, cosa avete fatto? Io pensavo stavo a sognare, poi ho guardato lui e poi ho fatto un'altra scossa e siamo stati là davanti al portone per uscire, pronti a uscire. Ho sentito chi dovevo sentire, parenti, amici e conoscenti, e ho sperato che non fosse l'Aquila. La prima cosa, non è che andasse bene qualsiasi altro posto, ma quello che ho sperato immediatamente, speriamo non sia di nuovo l'Aquila.